Ciao a tutti e benvenuti in questa seconda puntata di Sfide di Smartphone Photography, il format YouTube ideato da me, dove ad ogni episodio partirò in viaggio per mettermi alla prova e per mettere alla prova uno o più smartphone in sfide e generi fotografici particolari e, perché no, nella realizzazione di video, magari cinematografici, portandovi sui miei set. Io sono Vincenzo De Caro, sono un operatore di camera e direttore della fotografia e da circa 2 anni collaboro con Xiaomi nella realizzazione di cortometraggi ad alto budget girati interamente con smartphone. Oggi affronteremo una sfida particolare, ma più che per lo smartphone sarà particolare per me, perché andremo a Porto Ercole in Toscana e da lì prenderemo una barca che ci porterà vicino all'isola di Giannutri, dove faremo un'immersione subacquea. Col piccolo dettaglio che io sono una pippa a nuotare, ho proprio paura dell'acqua, però ci proviamo lo stesso. Sarò in compagnia di iPhone 13 Pro e di una cover di fascia medio-bassa della Cosy Kane, circa 23 euro, ve ne ho già parlato su Instagram. Noi ci vediamo a fine video, se sopravvivo, per le considerazioni finali e direi di partire immediatamente. Allora ragazzi, ci troviamo in provincia di Grosseto per il nostro piccolo tour estivo attraverso il centro Italia e dopo un po' di relax nelle bellissime terme naturali di Saturnia ci spostiamo verso il mare. Piove e siamo in ritardo, spero quasi che l'immersione salti, ma appena raggiungiamo l'Argentario il cielo si rasserena condannandomi al mio destino. Barca parte alle 9, sono le 8.55, perfetto. Siamo partiti in super orario però, c'è da dire questo. E perché siamo in ritardo ora? Siamo in ritardo perché c'era l'acquazzone, abbiamo chiesto di spostare la prenotazione, non ce l'hanno spostata. Ci hanno mandato ad un parcheggio che è praticamente sul Monte Argentario a momenti e ce la siamo dovuta fare a piedi. Niente, rosa. Nonostante la mia avversione, mi capita sempre il colore preferito di Yolanda. Questa è mia mamma che ha lanciato qualche macumba. Gli ultimi ci aspettano tutti. Molto bene, l'audio di questa parte è completamente inutilizzabile a causa del vento e della mia incompetenza, e quindi mi ridoppio. Qui vi sto spiegando che all'interno della confezione di questa cover Cosy Case trovate tutto il necessario, ovvero un laccetto per legarlo al polso, un piccolo panno per pulire la zona delle lenti e una placca di plastica per smontare la cover dopo l'utilizzo, perché smontarla a mani nude effettivamente è parecchio complicato e questo è un segno, secondo me, di ottima qualità costruttiva. Qui vi sto spiegando che ho scelto un iPhone 13 sia perché avrò i miei problemi con la sfida in sé e voglio evitare di dover ripetere le cose 2 volte con 2 smartphone, sia perché, come ben sappiamo, attorno ad iPhone girano una serie di accessori fatti su misura praticamente infiniti e trovare la medesima cover per i modelli Android mi è risultato abbastanza complicato, se non per dei top di gamma Samsung e alcuni Redmi che però al momento non sono in mio possesso. Qui infine vi sto spiegando che Yolanda sarà il soggetto delle mie foto e che, a differenza mia, che sono una pippa a nuotare, è un pesciolino e quindi spero che infonderà in me un po' di energia e di positività. Lei non è molto convinta, non sa cosa dire, perché sa benissimo che non ho speranze. Una zampa e lì sta una zampa e guarda il disagio. Ci tuffiamo, proviamo a fare la foto. Inizio con un po' di scatti snorkeling per prenderci la mano e abituarmi a tenere la testolina sott'acqua. Giudicate voi dalle immagini, ragazzi, siamo rimasti in acqua per circa 30 minuti di fila, spostandoci continuamente. Sono sceso intorno ai 2 metri e l'effetto finale lo trovo fantastico già così. Yolanda è un pesciolino e tutto fila liscio.
Poi a un certo punto ci richiamano sulla barca per il momento dell'immersione vera e propria. Questo è un erogatore a richiesta. Chiedi aria e te la dà. Chiedi aria e te la dà. Se vi trovate acqua in bocca non succede niente, voi continuate a respirare, fate un'espirazione un po' più forte e lui si svuota. Se non ce la fate, premete qua. Avanti ragazzi, posto? Fai un bel passo lungo e guardi in alto. Attenzione qua sotto, pronto? Dai, via, al 3, 1, 2, un passo lungo e guardi in alto. Tanto c'hai il gambe che ti riporta su. Attenzione, vai, al 3, 1, 2, ottimo. Alla grande. No, non me la sono sentita di portare lo smartphone con me. Come prevedibile ho avuto parecchi momenti di panico e per ben 3 volte ho chiesto all'istruttore di annullare e farmi tornare sulla barca. Dopo circa un quarto d'ora sono riuscito a scendere una prima volta ma a pochissimi metri. E dopo altri 10 minuti ho iniziato veramente la mia immersione. Ecco invece Yolanda, che in 2 minuti di orologio si butta, si mette le bombole direttamente in acqua, per poi sparire completamente per oltre 20 minuti. L'immersione è andata benissimo. Ho sfiorato i 14 metri. Complimenti. Dopo aver detto solo per 5 volte, no non me la sento, usciamo, no non me la sento. Bene. Ho fatto tutti i test che dovevo fare, nel limite delle mie ridicole capacità di nuotatore. L'immersione è stata una figata. Ad occhio e croce l'iPhone e questa cover si sono comportati benissimo. Soprattutto le cover, che l'anno scorso ne avevo provato un altro modello ed era stato un disastro. Invece qui i tocchi accidentali sono stati ridotti al minimo e comunque riuscivo sempre a ritornare poi alle impostazioni che volevo per la fotocamera. Tecnicamente sono riuscito a lavorare bene, poi ovviamente essendo una pippa io in acqua i risultati li capiremo. Sopravvissuti. Di nuovo sulla terraferma. Finalmente, aggiungo. Ma no, anche invece no. Sì, finalmente sulla terraferma. Io sarei rimasta oltranza. Non vedo l'ora di mettere le chiappe sull'automobile. Sto per caricare il video e mi sono reso conto che non vi ho parlato di una cosa importante. Molto presto mi metto fuori che Yolanda sta dormendo. Non vi ho parlato di quali fotocamere ho utilizzato per scattare sott'acqua. Forse nella registrazione l'avete visto, ma volevo darvi qualche piccolo consiglio. Ovviamente sott'acqua è una situazione con non moltissima luce, cioè poca luce, quindi il nostro smartphone fa molta fatica. Prediletta assoluta la fotocamera 1x, il sensore principale, con quello otterrete la qualità migliore ovviamente, e la 0.5, la super grandangolare, è accettabile, ma attenzione perché nei medio gamma è una di quelle cose che viene spesso molto sacrificata e quindi è di qualità molto molto bassa. Io l'ho trovata la più divertente per la tipologia di scatti, per il genere fotografico, è quella che enfatizza di più, diciamo, l'ambientazione. Ma attenzione alla qualità, perché appunto in molti modelli è veramente bassa. Se avete un top di gamma vi ci potete divertire. Il teleobiettivo secondo me ha poco senso, cioè non, a parte che è quasi inutilizzabile perché i teleobiettivi su smartphone sono ancora molto scuri e richiedono quindi di molta luce, ma poi è una camera che non è semplice da gestire e non lo so, io personalmente in questa situazione specifica non ci ho trovato molto senso. Bene, spero che questa seconda puntata di Sfide di Smartphone Photography vi sia piaciuta. Io mi lancio nel mio solito breve momento di considerazioni finali e dico breve per ricordarvi che sul mio sito, per ogni puntata che uscirà qui su YouTube, troverete un articolo di approfondimento e le foto ottenute in alta risoluzione, in modo da potervi fare un'idea migliore su quella che è stata l'experience, in questo caso con iPhone, a 360 gradi. Detto ciò, non ho molto da dire in realtà, è tutto super promosso. iPhone si è comportato benissimo sott'acqua e dalla sua, rispetto alla puntata precedente, devo fare invece un elogio al fatto che tutta l'applicazione stock lavori benissimo in modalità
automatica su Android sott'acqua. Questo non sempre accade. Un paio d'anni fa in Sicilia ho avuto grossi problemi, anche se c'è da dire che non avevo una cover così ben fatta e su misura. E la cover idem, super promossa. Non l'ho potuta spingere nell'immersione perché stavo troppo cagato sotto, e quindi pensare a scattare mentre andavo giù nelle profondità era veramente qualcosa di troppo estremo per me. Ma l'ho portata a circa un paio di metri, l'ho utilizzata tantissimo, è rimasta in acqua anche per mezz'ora di fila, sballottolata a destra e a sinistra, ci ho nuotato, l'ho tenuta al polso, eccetera eccetera, e non ha mai perso un colpo. E soprattutto le plastiche che inevitabilmente si poggiano davanti alle fotocamere del telefono non incidono in alcun modo sulla qualità, e ho fatto anche dei test fuori dall'acqua proprio per controllare questa cosa. Quindi, se vi volete divertire con degli scatti subacquei e avete un iPhone qualsiasi, questa accoppiata è super vincente. Detto ciò, vi rimando all'articolo di approfondimento sul mio sito www.vincenzotecaro.com. Vi ricordo che ho lanciato questo format per divertirmi, che la fotografia still non è il mio mestiere, né tantomeno questi generi fotografici così particolari, benché meno quelli subacquei. E quindi non c'è la pretesa di insegnare niente a nessuno, ma di trasmettere quello che so, di trasmettere un'esperienza e semmai di imparare qualcosa anche da voi. E a questo proposito vi invito a lasciare un commento qui sotto al video, anche per sostenere il mio canale. Sono ben accetti qualsiasi tipologia di consigli, e direi che noi ci vediamo alla prossima sfida.